sue immagini sono dappertutto. Siamo nel centro di Bellaria, siamo nel cuore di questa città, la città di Raffaella Carrà, dove lei è rimasta e rimarrà per sempre nei cuori di tutti i bellariesi. Chissà se va, chissà se va, chissà se va. Sindaco, qui a Bellaria Raffaella Carrà vivrà sempre. Con i familiari rimasti nel territorio abbiamo deciso di celebrarla, ma celebrarla non con le lacrime, anche se la tristezza è tanta, ma con la musica, la gioia, il colore, la danza che lei ha portato sempre nei suoi spettacoli e in tutta Italia. In centro a Bellaria Raffaella Carrà ha vissuto 12 anni, ha creato i suoi ricordi di infanzia, una famiglia a casa e bottega. Da una parte possiamo vedere l'attività di famiglia, il luogo dove sorgeva, e dall'altra parte, al primo piano, la sua abitazione. Non dire niente. La mamma era la cugina della Lella, e erano molto amiche e mi erano praticamente come sorelle. Si stava insieme, si giocava a carte, come diciamo una famiglia più che normale, ecco. Era anche un momento carino perché comunque ogni tanto poi tirava fuori il suo romagnolo, che la cosa faceva molto sorridere. Io la vedevo da casa sua che faceva le prove di ballo, era la sua vita quella lì, penso. Lei era già una ragazza e noi eravamo bambini, quindi lei per noi era irraggiungibile, era un po' quello che noi bambini vedevamo, ma che non era alla nostra portata, non era per noi. E lei quando veniva a ballare, veniva in spiaggia qui da noi, non è che ci fossero delle distanze, che lei era una diva e noi eravamo dei semplici pionini, anzi sembrava lei.